tutti per essere qui. Il titolo del mio intervento è un richiamo, se volete, un rovesciamento di un ben più noto, giustamente più noto, titolo di un'opera che ha segnato indelebilmente il corso del Novecento, che è il testo di Herbert Marcuse, Ragione e Rivoluzione, dove appunto Marcuse metteva a tema su basi hegeliane il rapporto che si dà tra la ragione dialettica e la rivoluzione. Il richiamo a Marcuse è dovuto essenzialmente al fatto che, come cercherò di mostrare anche nel mio modesto contributo, Hegel svolge una parte importante, oltre al fatto che cercherò di mostrare come, a partire dall'interpretazione della musica oggi, più in generale dello statuto dell'arte nella nostra società, sia possibile diagnosticare quelli che potremmo definire i tratti fondamentali dell'epoca presente. Credo non sarà ozioso, però, prima di giungere al nostro presente e alle sue contraddizioni, svolgere alcune considerazioni preliminari attraverso lo Hegel prima evocato, per venire a capo di quella che potremmo definire l'essenza dell'arte e la parte che in essa è svolta dalla musica nel sistema hegeliano. Ora, il primo punto che merita di essere ricordato allorché si affronta il problema dello statuto dell'arte nella filosofia hegeliana, e mi soffermerò soprattutto sulle lezioni sull'estetica, ossia sui vari corsi che Hegel ha tenuto sul tema dell'estetica in più sedi, in più momenti della sua vita, che sono stati poi raccolti e pubblicati in forme diverse dagli allievi. Appunto, la diversità delle forme editoriali dipende dagli appunti che concretamente gli allievi prendevano. Ricordo che, per inciso, Hegel solo della filosofia del diritto, delle lezioni di filosofia del diritto, prospetta egli stesso in prima persona un'edizione concreta, i lineamenti di filosofia del diritto del 1821, ed è interessante vedere le variazioni fra quest'opera pubblicata e le lezioni invece non pubblicate. Su tutti gli altri corsi, le lezioni sull'estetica, le lezioni sulla storia della filosofia, le lezioni sulla filosofia della religione, sulla filosofia della storia, non disponiamo del manoscritto hegeliano, ma disponiamo invece di diverse edizioni di appunti presi dai suoi studenti. In generale, larga parte dell'opera hegeliana dedicata all'arte è un tentativo di riconoscere lo statuto veritativo, vorrei dire, dell'arte. Hegel si contrappone, entrando poi specificamente in un dibattito piuttosto in voga al suo tempo, si contrappone alle tesi che pensano essere l'arte una forma di, potremmo dire, di semplice piacere estetico, si contrappone alle tesi di quanti svalutano il ruolo veritativo dell'arte e insiste invece specificamente sulla valenza veritativa dell'arte. Arte, filosofia e religione sono tre diverse forme di cogliere l'assoluto, sono tre diverse esperienze di verità, potremmo dire così, sono tre diversi modi di attingere l'assoluto. Naturalmente Hegel si era confrontato fin dagli anni giovanili con Hölderlin, si ricorda sempre il fatto che con Hölderlin e Schelling aveva innalzato l'albero della rivoluzione, si ricorda sempre dell'incidenza che ebbe sulla sua formazione Schiller. Ad ogni modo, Hegel viene elaborando abbastanza precocemente l'idea che l'arte abbia una sua funzione veritativa. Nelle lezioni sull'estetica, che sono un po' la sintesi che Hegel mette in piedi sul tema dell'estetica, l'arte svolge una funzione veritativa e al medesimo contenuto rispetto alla religione e alla filosofia. Hegel insiste sul fatto che queste tre diverse forme di quello che l'Hegel maturo e l'Hegel del sistema completo, come anche si dice, chiamerà le forme dello spirito assoluto, sono diverse quanto a forma espositiva, ma convergono invece per quel che concerne il contenuto, che è essenzialmente il medesimo. Il contenuto riguarda la totalità, lo spirito assoluto, che viene colto dalla religione nella forma della rappresentazione, Vorstellung, dalla filosofia nella forma suprema del concetto, Begriff, e dall'arte nella forma del sensibile. Ecco, potremmo dire che varia la forma espositiva. L'arte rappresenta l'assoluto nella forma meno adatta a coglierlo, perché è ancora vincolata al sensibile. Ed è per questo che nelle sue lezioni sull'estetica Hegel ripercorre i gradi attraverso i quali la coscienza umana
è venuta rappresentando artisticamente l'assoluto secondo una scala che porta dalle forme più immediatamente sensibili, quelle più legate alla materialità della rappresentazione, la forma sensibile pura, essenzialmente l'architettura in primo luogo, e di lì a salire fino a forme più spiccatamente svincolate dal sensibile, fino ad arrivare alla poesia, nella quale già si attua, a dire di Hegel, il trapasso verso il concetto, verso la filosofia. La musica viene riconosciuta tra le forme supreme dell'arte nella definizione hegeliana, ma a dispetto di quello che avviene nel contemporaneo e peraltro in nota polemica con Hegel e Schopenhauer, la poesia sta sopra rispetto alla musica. Anche Hegel valorizza moltissimo la musica, ma non quanto Schopenhauer, giacché la pone a un livello inferiore rispetto alla poesia, giacché nella poesia già è operativo il concetto, che nella musica invece ancora non si registra, ancorché la musica sia superiore ad altre forme dell'arte, penso alla scultura, prima facevo riferimento, ma il discorso analogo potrebbe svolgersi intorno alla pittura, in ragione del fatto che è meno direttamente vincolata all'elemento sensibile. Nella musica l'elemento sensibile è ancora presente, ma in forme che già tendono a liberarsene. Interessante a questo proposito il fatto che Hegel insista molto su questo aspetto della sensibilità liberata o liberantesi che si ha nella musica, ed è interessante il fatto che Hegel in alcuni passi enfatizzi esattamente la vocazione dell'arte a cogliere l'assoluto. Voglio qui menzionare un passaggio della Fenomenologia dello spirito nella quale Hegel distingue tra tre forme diverse di religione. Ve n'è una che è esattamente la religione artistica, quella che esprime il proprio contenuto in forma artistica, e a un certo punto Hegel definisce in maniera curiosa l'assoluto, dicendo che l'assoluto è artista. In che senso l'assoluto è artista? Nel senso che esattamente l'assoluto Dio può essere raffigurato esattamente alla maniera di un artista, si dà un nesso inestricabile fra l'arte e l'assoluto. Vi è poi un'altra definizione interessante che voglio qui ricordare, che è convergente e simmetrica rispetto a questa, che Hegel prospetta invece nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, quel testo spesso un po' rigido, sistematico, che contribuirà a dare di Hegel l'immagine di un autore un po' rigido e poco dinamico, e che alimenterà tutta la storia dell'interpretazione hegeliana, almeno a partire da Dilthey, e la rottura fra un primo Hegel vitalistico, ancora intriso di romanticismo, aperto e ancora non vincolato dalla censura, e un secondo Hegel invece più rigido, sistematico, attento a sottrarsi alla presa della censura sempre più occhiuta, soprattutto dopo i trattati che introdussero con Carlsbad un sistema di censura sempre più occhiuto. Si alimentò poi da lì la leggenda dell'Hegel segreto, cioè l'idea che Hegel a lezione dicesse certi contenuti più immediatamente rivoluzionari e poi invece nei testi scritti desse una forma più sistematica, istituzionale al suo testo, e questo effettivamente è in parte vero, soprattutto se si confrontano le già richiamate lezioni sulla filosofia del diritto con invece il testo dei lineamenti di filosofia del diritto. Per inciso, la famosa frase hegeliana che mette a tema l'identità di reale e razionale nelle lezioni orali enfatizza principalmente l'idea di un razionale che deve realizzarsi, mentre invece nel testo scritto del 21 pone maggiormente l'accento sull'idea di una realtà già in quanto tale razionale. Ebbene, in questi testi, nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche principalmente, troviamo un Hegel irrigidito, sistematico, che appunto elabora quella che è stata definita a giusto titolo una Bibbia dell'Hegelismo, un testo quasi tale da far entrare il mondo intero in quelle pagine, e definisce essenzialmente l'artista come colui che maneggia Dio, colui che maneggia l'assoluto. L'artista ha a che fare direttamente con l'assoluto, anche se, e Hegel insiste anche in quelle pagine, lo coglie in maniera non propriamente adeguata, perché è limitata al materiale sensibile. Dal canto suo la differenza rispetto alla religione e alla filosofia sta nel fatto che la religione, come ricordavo in precedenza, coglie l'assoluto nella forma della Vorstellung, della rappresentazione. Il limite della religione
sta nel fatto che, dice Hegel, pensa l'assoluto, l'intero, come qualcosa di totalmente altro rispetto al soggetto che lo rappresenta, lo pone dinanzi a sé come totale alterità. Vorstellen in tedesco allude esattamente a porre dinanzi, e quindi nel concepire l'alterità insopprimibile fra il soggetto rappresentante e l'oggetto rappresentato, che in questo caso coincide di fatto con Dio stesso. La filosofia, da ultimo, lungi dall'essere negazione della religione o dell'arte, è in qualche modo tale da integrarle, da portarle a un livello più alto. Perché la filosofia, come sappiamo, nel sistema hegeliano, è la sola forma dello spirito assoluto che colga in maniera pienamente adeguata la totalità, rappresentandola appunto mediante la forma del concetto. Se nell'arte abbiamo una rappresentazione sensibile che pone l'assoluto nella sua forma più inadeguata, se nella religione abbiamo la rappresentazione che ancora mantiene l'alterità di soggetto e oggetto e non addiviene all'unità soggetto-oggettiva, con la filosofia in ultimo invece viene raggiunta appieno l'unità di soggetto-oggetto, perché appunto la filosofia coglie con il concetto Begriff. In tedesco l'idea di Begriff allude esattamente semanticamente al Begreifen, l'abbracciare, il superare la distinzione, il superare la partizione che divide, e si raggiunge in questo modo, a dire Hegel, la totalità pienamente raggiunta di soggetto e oggetto. Interessante, adesso non entro nello specifico, il fatto che questo modo specifico di impostare il problema permetta per un verso a Hegel di dire che arte, religione e filosofia stanno sullo stesso piano, cioè che sono tre modalità diverse di dire il medesimo, essenzialmente l'assoluto, e ciò ci permetterebbe di svolgere alcune interessanti considerazioni in relazione al nostro presente, un presente in cui effettivamente religione, arte e filosofia, sia pure diversamente, vengono quotidianamente screditate nella loro funzione veritativa, che viene invece riconosciuta tale solo per la scienza, curiosamente, che Hegel invece considerava fonte di certezza e non di verità. Dallo scienziato noi possiamo attenderci discorsi sulla certezza, ma mai sulla verità, già che non è compito dello scienziato cogliere la totalità, l'assoluto. Lo scienziato indaga, e ha ben d'onde per farlo, sulle parti specifiche della realtà colte con l'intelletto astratto, e tanto è legittimato dal suo modo di operare. Oggi invece, curiosamente, in una totale rimozione del discorso hegeliano, si pretende di attribuire come unica fonte veritativa la scienza, e si delegittimano in un colpo solo l'arte, la religione e la filosofia come, potremmo dire, chiacchiere non epistemologicamente sorvegliato, addirittura come residui di un mondo non ancora pienamente moderno. Ecco, Hegel insiste per un verso sulla pari dignità di queste tre forme, che ripeto sono forme dello spirito assoluto, ma insiste anche sulla diversità di rappresentazione che le caratterizza. Benché abbiano il medesimo contenuto, solo la filosofia lo esprime in forma pienamente adeguata. L'arte e la religione utilizzano ancora una forma che non è pienamente adeguata. Questo permette per un verso di comprendere il dissidio che si creerà dopo Hegel tra una destra e una sinistra hegeliana, che la destra, insistendo sulla uguale dignità di religione e filosofia, percorrerà la via della religione, laddove la sinistra, da cui deriveranno autori filosoficamente forse più noti e in parte anche più interessanti rispetto a quelli della destra, già solo in ragione del fatto che quelli della destra si occuperanno più di religione che di filosofia, nella sinistra avremo Ruge, avremo Marx, avremo Feuerbach, i quali dalle stesse tesi di Hegel prenderanno le mosse per sostenere che, essendo la filosofia superiore alla religione, è di filosofia che occorre occuparsi, riconoscendone la superiore saggezza. Ma poi l'altro aspetto che merita di essere richiamato è quello che sarà poi oggetto di una vexata questio circa la morte dell'arte. Perché se è vero che arte, religione e filosofia hanno il medesimo contenuto ma lo esprimono in forme diverse, si pone allora il problema di essenzialmente chiarire che cosa resta dell'arte e della religione in un'epoca in cui, così Hegel dice testualmente nella Fenomenologia dello Spirito del 1807, essenzialmente è giunto il momento dell'elaborazione della scienza della totalità, cioè della filosofia, il tempo maturo per una filosofia pienamente sistematica in grado di cogliere la totalità nei concetti. Hegel pensa evidentemente a se stesso, anche se non nei termini che storicamente in maniera ingiustificata gli verranno
attribuite ad esempio da Kierkegaard, come se Hegel avesse pensato a se stesso come compimento destinale ultimo della storia della filosofia. Semplicemente Hegel pensa che fino a lì si sia spinta la coscienza occidentale, che essenzialmente nel suo sistema abbia trovato una provvisoria e non definitiva sistematizzazione. Questo vuol dire appunto che occorre chiarire che cosa resta dell'arte e della religione. Hegel vive nel tempo post-rivoluzione francese, quando viene svolgendo queste considerazioni, e capite bene quanto sia importante e insidioso politicamente il discorso relativo all'essenza della religione e al suo statuto in quell'epoca. Hegel si mantiene, potremmo dire, a giusta distanza e dagli eccessi in un senso di quanti pretendevano di espungere la religione come ormai superata, essenzialmente i figli dell'Aufklärung, e quanti invece pretendevano di reintrodurre con forza la religione come se fosse la verità ultima dello spirito. Ecco, Hegel, mantenendosi a debita distanza da queste due prospettive, fa valere invece, potremmo dire, una giusta prospettiva mediana per cui la religione è pienamente titolata a sopravvivere nel mondo moderno a patto che riconosca, potremmo dire, la superiore saggezza della filosofia, intesa non come contrastante con la religione, ma come avente il medesimo contenuto espresso però in forma diversa. Ecco, nelle lezioni sull'estetica Hegel sviluppa a questo proposito la nota tesi che viene solitamente presentata, ancorché mai si rinvenga nelle sue appunti presi dai suoi studenti, l'espressione la morte dell'arte. Hegel pone soltanto la questione in questi termini, dicendo essere l'arte ein vergangenes, qualcosa di passato, qualcosa che appartiene al passato, non già perché non sia più possibile fare arte oggi, ma piuttosto in ragione del fatto che, a giudizio di Hegel, le grandi forme espressive dell'arte sono in qualche modo compiute e pienamente realizzate. Lo spirito ora trova la più adeguata espressione nella filosofia. Ecco, ho fatto questo piccolo riferimento a Hegel perché credo che l'impostazione hegeliana del problema resti ad oggi insuperata. E tutte le più grandi considerazioni che dopo Hegel sono state svolte in ambito di estetica in qualche modo restano tributarie rispetto alla sua lezione. Penso ad esempio a Giovanni Gentile della filosofia dell'arte, dove si insiste esattamente in termini ultra hegeliani su questa distinzione tutta hegeliana, perché Gentile ritenesse già di aver riformato la dialettica hegeliana, resta almeno nel campo estetico più hegeliano di quanto non vorrebbe egli stesso ammettere. L'arte resta al momento essenzialmente legato al sensibile, essenzialmente, tema sul quale insisterà in vero Gentile più di Hegel, legato al momento soggettivo, perché nell'arte, dice Gentile nella filosofia dell'arte, l'artista si brucia tutto nella propria soggettività, ci trasmette il mondo dal punto, il contenuto oggettivo da un punto di vista enfaticamente soggettivo. Nell'arte prevale il punto di vista del soggetto, laddove invece nella religione prevarrà, dice Gentile, quello dell'oggetto, Dio pensato come alterità, ancora una volta in termini hegeliani, e solo la filosofia raggiungerà un giusto equilibrio fra queste due componenti. Ora, un tema che credo fondamentale, fatta questa piccola, mi scuserete, cursoria impressionistica disamina dello statuto dell'arte nel pensiero hegeliano, quindi una importante a mio giudizio sottolineatura della valenza veritativa dell'arte, che è un tema a mio giudizio imprescindibile per ragionare di questi temi oggi, nell'epoca in cui le tre forme dello spirito assoluto, come ricordavo poc'anzi, paiono essere destituite di fondamento, quando non direttamente liquidate, come sorpassate in un mondo che si è consacrato invece alla scienza come forma figura, come forma ultima e suprema dello spirito, e valgono a questo proposito le parole che Hegel impietosamente scrive nella Fenomenologia dello spirito contro quanti pretendono di far valere la certezza sensibile, cioè la certezza dell'intelletto calcolante come forma suprema della verità. Essi dovrebbero essere rispediti alla scuola elementare della saggezza, sic, nel testo hegeliano. Ebbene, io credo che ripartire da questo sia fondamentale per riaffermare con forza il primato dell'esperienza veritativa di queste tre figure che possiamo definire con Hegel dello spirito assoluto, se preferiamo possiamo semplicemente definire le tre forme di attingimento della verità, intesa appunto non come
rappresentazione esatta di ciò che c'è, ma come esperienza della totalità. Già questo dovrebbe indurci a prendere le distanze, o almeno a meglio calibrare il rapporto rispetto al nostro presente. Perché effettivamente il primato delle scienze astratte, delle scienze dell'intelletto oggi, non è una questione meramente epistemologica o veritativa, ma è insieme, ineludibilmente, in maniera indisgiungibile, anche una questione essenzialmente filosofico-politica, se vogliamo dire così. Nella misura in cui lo esprimo nel modo più diretto e semplice possibile, il modo stesso di porre la questione della conoscenza nell'ambito delle scienze dell'intelletto astratto, che riducono la conoscenza e la verità a semplice rappresentazione esatta dell'esistente, dell'oggetto pensato come qualcosa di dato dinanzi a noi, questo modo di intendere la questione, ciò che appunto tutta la tradizione dell'idealismo moderno, Fichte, Schelling, Hegel, lo stesso Gentile in Italia, Croce, fino a Heidegger, che criticherà questa modalità di conoscenza inadeguata nel paragrafo 44 di Essere e Tempo, con la critica della teoria corrispondentista, cioè pensare appunto che la verità sia il corrispondere esattamente a qualcosa di obiettivamente dato che sta dinanzi a noi, raffigurandolo così com'è. Bene, questa modalità corrispondentista di intendere il rapporto di verità, che è proprio dell'intelletto astratto o delle scienze, se preferite, quella che Hegel chiamava la schlechte Reflexion, la cattiva riflessione, le sterpaglie dell'intelletto, come le definisce in Fede e Sapere, bene, questa modalità ha un'evidente ricaduta di tipo politico, perché tende in qualche modo a far valere l'analogon dell'adequatio ret intellectus dell'ambito conoscitivo in una sorta di adequatio di tipo politico. Se la conoscenza è il semplice rispecchiamento esatto dell'oggettività data del mondo, pensata come qualcosa di dato, che non si trasforma, che sta dinanzi a noi, qui fiat in equit, dirà Gentile, che non si trasforma, che sta dinanzi a noi in maniera data, obiettiva, ebbene, in ambito politico, la modalità che discende da questo rapporto con il mondo è quella dell'accettazione, quella che i tedeschi chiamano la Weltanpassung, l'adattamento al mondo, di quello che, riprendendo il lemma latino, potremmo chiamare a giusto titolo la adequatio, l'adattamento all'ordine delle cose, proprio come in ambito conoscitivo la verità, in realtà la certezza, corrisponde all'atteggiamento con cui accertiamo l'esistente, così in ambito politico l'atteggiamento fondamentale diventa quello dell'accertamento delle cose come stanno. Potremmo dire che l'accertamento gnoseologico si ridispone poi in accettazione di tipo politico, secondo un nesso simbiotico fra l'accertare e l'accettare. Ecco perché contro questa vocazione puramente adattiva, tipica del nostro presente, che trovate declinata appunto per un verso nell'ambito dell'esperienza di verità come santificazione dell'intelletto astratto e convergente delegittimazione delle esperienze meditative dell'arte, della religione, della filosofia, e poi che trovate espresse in ambito di, potremmo dire, visione ontologica dell'essente pensato come pura oggettività da rispecchiare, no? Con appunto adattamento politico incorporato, da cui, come ricordava il compianto Bauman, la frase preferita dei politici, non ci sono alternative, no? Che quello che poi anche la signora Margaret Thatcher andò a esprimere con quel noto teorema Tina, there is no alternative, no? La signora Merkel, Frau Merkel, non più di 4 anni fa, venne indicata dai tedeschi, che hanno la curiosa usanza di leggere la parola chiave dell'anno. La parola chiave dell'anno venne individuata in uno dei termini preferiti da Frau Merkel, che era alternativlos, no? Senza alternative. L'idea che appunto l'essente corrisponda a qualcosa di oggettivamente dato, che deve essere semplicemente accertato e accettato secondo il connubio di intelletto astratto rispecchiante e di accettazione politica. Ecco, contro questa vocazione adattiva, vorrei chiamarla, che è già tutta peraltro criticata in maniera rapida quanto intensa da Marx nelle 11 tesi su Fogel, ma che a partire dalla prima, no? L'idea dell'oggetto come qualcosa di dato si traduce poi nell'idea che il mondo debba essere rispecchiato così com'è, laddove invece la concezione dell'oggetto come qualcosa di
posto, qualcosa che sta dinanzi a noi perché l'abbiamo posto, è qualcosa di oggettivamente posto nella storia, produce l'undicesima delle Tensu Feuerbach, alla cui luce potete leggere le vicende di lacrime e sangue che hanno caratterizzato il Novecento nei suoi punti più alti come in quelli più bassi, l'idea della trasformabilità delle sette. Ecco, io credo che contro la vocazione oggi dominante che squalifica l'esperienza di verità a semplice registrazione del dato di fatto e a semplice accertamento e accettazione di ciò che c'è, ripartire da una concezione veritativa di tipo hegeliano centrata sull'idea di totalità colta con l'arte, con la religione e con la filosofia, sia intrinsecamente rivoluzionario e sia il primo punto di partenza per ogni connubio di ragione e rivoluzione, per dirla con Marcuse. Io non ho titolato il mio intervento Ragione e Rivoluzione non solo per non plagiare Marcuse, ma semplicemente per il fatto che, al di là della ragione filosofica che era l'oggetto del libro di Marcuse, ritengo che accanto e sinergica rispetto ad essa debba oggi essere fatto operare anche la verità dell'arte e la verità della religione come esperienze metafisiche della totalità, che permettono quindi di andare al di là del puro dato di fatto, il puro dato di fatto, su cui c'è ovviamente una bibliografia sterminata di critica del dato di fatto e della sua correlazione con le politiche dell'adattamento. Si va dal Husserl della crisi delle scienze europee, le mere scienze di fatto producono meri uomini di fatto, si arriva all'Adorno della dialettica negativa, per cui essenzialmente il culto del dato di fatto è l'emblema dell'alienazione di un mondo che tutto riduce a cose, si arriva fino ad autori anche vicini a noi nel tempo e nello spazio. Ma quello che mi preme sottolineare è l'importanza rivoluzionaria, vorrei dire, o se preferite antiadattiva, di un'esperienza dell'arte centrata su, appunto, dell'esperienza del vero centrata su arte, religione e filosofia. Il nostro mondo è essenzialmente contrario rispetto a questo per le ragioni che già dicevo. Ve n'è un'altra, tuttavia, che mi permette più direttamente di entrare in relazione con il tema specifico dell'arte e della musica che riguarda il nostro presente. Il nostro è il mondo che possiamo qualificare variamente sulle orme della sociologia come il tempo della liquidità, Bauman, il tempo della precarietà, Bourdieu, il tempo del rischio, Beck e così via di definizione in definizione. Ritengo però che una forma possibile che non entra in contrasto con le altre ma forse può interagire con esse fecondamente è quella definizione che assuma come cifra del nostro presente l'illimitatezza. Il nostro è un tempo essenzialmente consacrato alla violazione del principio del metro, alla violazione del principio della giusta misura. La nostra è l'epoca dello smisurato, che si declina in ogni ambito e che tende appunto a trovare il proprio nucleo fondamentale in una vera e propria idiosincrasia verso l'idea metafisica di limite. Ora, se noi torniamo indietro, questa volta non a Hegel ma ai greci, quei greci che non a caso Hegel valorizzò infinitamente non solo nelle sue lezioni sull'estetica ma anche nelle lezioni sulla filosofia della storia e anche nelle lezioni sulla storia della filosofia, ma anche nei testi giovanili. È stato detto che ben più dell'esperienza cristiana in Hegel abbia svolto un ruolo decisivo l'esperienza, il contatto con gli ideali classici della grecità, in forme spesso anche ingenue negli scritti giovanili, nella misura in cui Hegel riteneva di poter superare la scissione del moderno restaurando la polis greca o comunque l'ideale di una interezza ancora non frammentata. Ebbene, c'è una definizione da cui vorrei prendere le mosse per chiarire quanto occorra ripartire da una concezione della totalità filosoficamente, religiosamente, artisticamente attinta e segnatamente da una concezione greca dell'esperienza di verità. C'è una frase che Hegel pronuncia nelle sue lezioni sulla filosofia della storia allorché parla dei greci. Hegel esordisce nelle lezioni sulla filosofia della storia dopo una premessa di ordine metodologico in cui spiega l'essenza della filosofia della storia e affronta le civiltà non europee, potremmo dire, spesso con
con definizioni e etichette che farebbero inorridire i censori del politicamente corretto contemporaneo, quando ad esempio parlando dell'Africa parla di animalità dello spirito, quando parlando dell'Asia parla dell'orrore dello spirito pietrificato nelle caste e così via. Ma quando arriva a parlare della Grecia, dopo non senza aver ripreso a proposito dell'Oriente il vecchio luogo comune dell'Oriente come mondo, potremmo dire, pietrificato nell'elemento dello stazionario, das statarice, dice lo stazionario, il tema vecchio che si trova già in Machiavelli ancora prima che in Montesquieu, l'idea appunto che l'Oriente sia pietrificato, sia il regno sempre uguale a se stesso, ecco, in questo molto simile alla natura più che allo spirito, stanti le categorie hegeliane. Quando si arriva a parlare dell'Occidente e della Grecia, Hegel dice che finalmente l'uomo contemporaneo si sente a casa, l'uomo europeo si sente a casa. In particolare, dice i tedeschi, noi tedeschi ci sentiamo a casa nostra in Grecia. Ebbene, c'è una frase che Hegel pronuncia, che credo sia la sintesi somma del suo pensiero sulla Grecia, allorché egli sostiene che i greci onorarono il finito. I greci onorarono il finito. Cosa vuol dire Hegel dicendo che i greci onorarono il finito? Hegel sottolinea come la cifra essenziale della grecità in tutte le determinazioni dello spirito fiorite in terra ellenica sia stata esattamente l'idea del limite, l'idea del giusto limite, intesa però non nella forma della mestizia del finito, come dirà nella scienza della logica per criticare l'intelletto astratto, ma nell'idea di una giusta consapevolezza del proprio rapporto armonico con la polis e con la physis, e nell'idea essenzialmente di una giusta misura che non conosce ancora quella forma, da Hegel sempre criticata, di infinito che è il cattivo infinito. Sono ovviamente note le polemiche di Hegel con il cattivo infinito nella sua versione fichtiana e kantiana, spesso peraltro nemmeno troppo sottilmente distinte. Ad ogni modo, i greci, dice Hegel, onorarono il finito e considerarono sempre il procedere oltre l'infinito, la dismisura, come qualcosa di intrinsecamente negativo. Hegel, nelle lezioni sull'estetica, riprendendo questo tema, dirà che a sostegno di questa tesi abbiamo la testimonianza del fatto che per i greci le punizioni inflitte dai divini ai mortali erano sempre concepite sotto la forma di pene dell'infinito, dell'illimite. L'andare oltre era per i greci la pena massima che gli dèi potessero infliggere ai mortali. Hegel cita a questo proposito il caso di Sisifo, no? Che è limitatamente condannato a ricondurre il macigno sulla cima della montagna. Hegel cita ancora il caso di Tantalo, che illimitatamente cerca di estinguere senza riuscirvi la sete e la fame, e dice testualmente che questo andare oltre era considerato per i greci la massima colpa. In effetti, se noi ci muoviamo nell'orizzonte espressivo culturale dei greci, senza distinguere necessariamente tra le diverse forme specifiche dello spirito, non è difficile mostrare sulle orme di Hegel come effettivamente i greci onorarono il finito e la giusta misura. Il valore del metron è effettivamente, potremmo dire, la funzione simbolica espressiva dell'intero mondo greco nelle sue diverse poleis, nelle sue diverse figure, nei suoi diversi momenti storici, secondo un arco che unisce virtualmente Talete a Epicuro, l'idea appunto che la giusta misura dovesse essere valorizzata. Si pensi a questo proposito non soltanto alle grandi tematizzazioni del metron che si trovano in filosofia, quando ad esempio i pitagorici pongono come prima coppia, così ricorda Aristotele nella Metafisica, la coppia limite-illimite, attribuendo all'illimite la valenza negativa, ma poi anche si pensi a quando lo stesso Aristotele, che è, potremmo dire,
Tra l'altro, curiosamente, Hegel nelle sue lezioni sulla storia della filosofia si paragonava implicitamente ad Aristotele, pensava di essere anche egli il momento più alto di autocoscienza della sua epoca. Aristotele, che effettivamente rappresenta la sintesi espressiva del mondo greco, valorizza il metron sia nell'ambito etico, come sapete l'etica di Aristotele è tutta un'etica centrata sulla giusta misura, sul giusto mezzo, la mesotes, la virtù è sempre il giusto mezzo fra due eccessi, il coraggio è il giusto mezzo fra l'arditezza e la paura, potremmo dire la pusillanimità, come anche si dice. Il giusto mezzo è sempre ciò che determina caso per caso, tramite la phronesis, la giusta misura tra gli eccessi. Ma poi la politica di Aristotele è una magnifica raffigurazione del giusto mezzo, la polis giusta è quella che ha né troppi abitanti né troppo pochi, è quella dove prevalgono né i più ricchi né i più poveri, ma il ceto medio, è quella che ha dei confini che delimitano ciò che è polis e ciò che non è polis, che non è troppo grande né troppo piccola, quella dove prevale l'economia sulla crematistica, altro tema interessante che meriterebbe un approfondimento, non fosse altro che per il fatto che Aristotele chiama crematistica ciò che noi chiamiamo economia e che invece egli, figlio della grecità, condannava come crematistiche tecne, cioè letteralmente l'arte di fare, di acquisire beni, cremata, le sostanze, i beni, che per Aristotele era quanto di peggio sul piano metafisico anzitutto, ancora prima che politico e sociale, perché era un cedimento verso l'illimite. La crematistica è l'arte di chi mira ad accumulare beni e, dice Aristotele, una volta che abbia cominciamento questo principio non se ne viene più a capo, perché ogni conquista è solo una tappa provvisoria in vista di nuove conquiste, di nuovi profitti, diremmo oggi, e si dissolve lo spirito della comunità in una sorta di egoismo individuale possessivo che fa sciogliere, diciamo, l'idea comunitaria e solidale. Deve prevalere invece lo economiche tecne, che non è l'economia di cui diciamo noi, a partire essenzialmente da Adamo Smith, ma è l'idea di, potremmo dire, di un nomos dell'oikos, una legge della casa, cioè di uno scambio che ha come fine il soddisfacimento di bisogni finiti legati all'oikos, la casa, e poi per estensione a quella casa più grande che è la società civile. Tra l'altro in Hegel vi sarà memoria di questo, in una misura in cui definirà, a partire dalla famiglia, dalla casa, la famiglia più grande della società civile, che la chiamerà la famiglia universale, contrapponendosi alle visioni concorrenziali e atomizzanti dell'Hofklee. Ecco, ma non è di questo che voglio ora, non è su questo che voglio ora dilungarmi, vorrei invece dire a proposito dell'arte in Grecia, e segnatamente di quelle che a giusto titolo potremmo identificare come le più alte concretizzazioni dello spirito greco, le tragedie e forse anche le commedie da un certo punto di vista, forse preferite solo le tragedie, ma un richiamo anche alle commedie può essere utile da un certo punto di vista. Bene, tutte le tragedie dei greci, in tutte le loro diverse realizzazioni, hanno sempre come stilema narrativo quello del giusto limite violato. Da che cosa scaturisce l'evento tragico? Essenzialmente scaturisce da un giusto limite che viene violato e da lì scaturisce l'evento tragico. Pensate anche solo ai persiani. Nei persiani, che cos'è che determina la tragedia dei persiani? Il fatto che anziché onorare il finito, come fanno i greci e gli elianamenti, i persiani onorano l'infinito, l'illimitatezza, violano il giusto limite, addirittura si avventurano a costruire un ponte sullo stretto. Curiose analogie anche con il presente. Comunque si avventurano a costruire un ponte sullo stretto e in questo modo peccano di quella colpa metafisica di illimitatezza che i greci chiamavano hubris, la tracotanza, l'idea di appunto violare il giusto limite, di varcare quella distanza che non può essere, di varcare quella soglia che non può essere mai trascesa, che è la soglia che separa i mortali dai divini. Tra l'altro è curioso che il modo stesso in cui i greci chiamassero il modo stesso in cui chiamavano gli uomini o i brottori, i mortali, ben segnalava l'idea di finitudine. Gli uomini sono mortali, hanno appunto il limite iscritto nella loro essenza. Ma poi pensate ancora molto rapidamente al
alla Iace di Sofocle. Qual è la colpa di cui si macchia Iace? È quella esattamente di aver violato il giusto limite che lo separa, lui che è umano, dai divini. È un passaggio in cui Iace, rivolgendosi ai divini, dice di poter agire e vincere senza il loro supporto, e in questo modo inizia la sua tragedia che scaturisce dalla Ubris, fino ad arrivare a quella che può essere considerata a giusto titolo il compimento della tragedia dell'Ubris, che è Edipo. Qual è la colpa di Edipo? È triplice. Edipo si macchia per ben tre volte di illimitatezze di Ubris. In primis, quando al cospetto della Sfinge pretende di sapere tutto, quindi di varcare la giusta misura. In secundis, quando appunto uccide il padre Laio, che tra l'altro, come anche ci insegna la psicanalisi, il padre è la figura della legge, della giusta misura. Il padre è quello che ti educa al rispetto della misura, è quello che ti dice cosa puoi e non puoi fare. Educare in fondo significa esattamente educare alla misura, al limite. E poi, terza colpa, quella più mostruosa da un certo punto di vista, il rapporto incestuoso con la madre, il godimento illimitato, il godimento mortifero, no? Venuta meno l'autorità del padre, la legge, tutto diventa possibile, anche il godimento incestuoso. Ora, se voi prendete le commedie, curiosamente il dispositivo è in parte simile, anche se gli effetti sono diametralmente opposti. Le commedie, pensate ad Aristofane, hanno sempre come stilema narrativo la violazione di un giusto limite, che però fa precipitare colui che commette suddetta violazione in una situazione comica. Appunto, solitamente la situazione è esageratamente illimitata, questo desta le nostre risate. Ancora un autore molto distante nel tempo e nello spazio rispetto ad Aristofane, Luciano di Samosata, che non scrive commedie ma scrive una storia vera. Esattamente il dispositivo comico da cui scaturisce questa narrazione è quella della violazione di ogni limite possibile. Intanto dice che sia una storia vera, in realtà è tutta inventata, e poi non c'è pagina in cui non ci racconti le peripezie indiavolate più illimitate che caratterizzano l'avventura. Ecco, ho fatto questa piccola disamina per dire, in aggiunta a ciò che già dicevo sull'esperienza di verità come totalità, contro la reduzio all'intelletto astratto, all'accertamento, il fatto che oggi l'arte, in generale questo vale per ogni forma di arte, l'arte è sempre in qualche misura centrata sull'idea dell'armonia e della misura, della giusta proporzione tra le parti, del giusto rapporto tra le parti interne all'intero. L'arte ha sempre a che vedere, potremmo dire, con un insegnamento di misura e di composizione equilibrata fra le parti. La nostra è essenzialmente un'epoca che non può che espungere ogni idea di limite, e quindi ancora una volta non può che produrre forme illimitate o tali comunque da oltraggiare l'idea di limite. Da questo punto di vista è interessante individuare nell'illimitatezza la cifra metafisica del nostro tempo. L'hanno fatto su piani diversi autori anche molto distanti fra loro. Ad esempio, il tema del limite è oggetto della riflessione filosofica odierna. Voglio ricordare due soli autori, due soli titoli che hanno messo a tema questo concetto così importante. Uno è dell'autore, di uno storico della filosofia italiana, Remo Modei, che ha scritto un volume, Limite, dove ripercorre la storia di questo concetto. È una bellissima scelta questa di Modei, una storia del concetto di limite, che però ovviamente entra immediatamente in tensione con la nostra epoca della illimitatezza. E l'altro, più schiettamente e direttamente politico, è un libro di Serge Latouche, storico della decrescita, che si chiama anch'esso Limite, che valorizza appunto l'idea di limite come sola ancora di salvezza in un'epoca che si è invece consegnata anima e corpo all'illimitatezza. In effetti l'illimitatezza, la violazione del metron, è la cifra del nostro tempo. In ogni ambito, direi che l'illimitatezza, l'apeiron, è il cardine metafisico che poi si determina in una ricca gamma di espressioni del nostro tempo. Penso ad esempio all'ambito economico, dove appunto la crescita infinita, il grande dogma degli economisti, la crescita, bisogna crescere, no?
quale che siano gli effetti, quali che siano i presupposti, quali che siano le conseguenze, una sorta di teologumeno quello della crescita oggi, no? Occorre crescere e quando anche ciò produca disastri o sia comunque degno di essere sottoposto a critica razionale, resiste senza venirne nemmeno scalfito, una sorta di credo qui absurdum, quello della crescita infinita economica. Ma poi pensate anche alla grande norma che sul piano etico sembra caratterizzare il nostro presente, che definirei nei seguenti termini: la violazione di ogni inviolabile. Sembra che oggi la sola libertà consentita e praticata sia quella che si fonda sulla violazione di tutto ciò che fino a quel momento, poco prima di essere violato, era considerato inviolabile, considerando ogni inviolabile come se fosse appunto in quanto tale discriminatorio, in quanto tale premoderno e così via. Di qui appunto la lotta contro tutte le forme residue di eticità nella società, di qui la forma di lotta sempre più evidente contro le forme di religione della trascendenza. La nostra è un'epoca che continuamente si attribuisce il carattere di epoca delle guerre di religione, forse rovesciando la prospettiva si potrebbe dire che ci troviamo nel bel mezzo di una guerra alla religione, condotta appunto da questa metafisica dell'illimitatezza contro le forme della trascendenza come risorse di senso che appunto ancora ricordano l'alterità fra i divini e i mortali. E così via. In ambito geopolitico questa illimitatezza si determina invece come sconfinamento, non saprei come chiamarlo altrimenti, la globalizzazione di cui tanto si parla, spesso senza afferrarne l'essenza, corrisponde invece a una metafisica dell'illimitatezza, credo, dello sconfinamento precisamente, o se preferite, è l'infinito della produzione che mira a sconfinare, a occupare il mondo intero, abbattendo tutti i limiti, le barriere, oros, il confine, direbbe Aristotele, che ancora resistono a questa dinamica. Ecco, io credo che educarsi all'arte, alla filosofia e alla religione oggi, ossia alle forme che Hegel ci ha insegnato a chiamare dello spirito assoluto, abbia una valenza non soltanto, e già sarebbe molto ovviamente, di tipo culturale, ma anche inequivocabilmente di tipo rivoluzionario oggi rispetto al nostro tempo, nella misura in cui ci permette una tale riappropriazione dell'esperienza di verità dell'arte, della religione e della filosofia e una riconquista con essa dell'idea di giusta misura e di limite, di resistere rispetto a quest'epoca che invece pretende per un verso di risolvere la verità incertezza e quindi accertamento di ciò che già c'è e che pretende di far valere l'illimitatezza in forme dominanti in ogni ambito. Ecco, occorre, io credo, ripartire dalla valenza veritativa dell'arte, della filosofia e della religione, respingendo invece quelle funzioni che talvolta sembrano essere le sole consentite, ancora superstiti nel nostro mondo, riconosciute all'arte, alla religione e alla filosofia come semplici consolazioni e organizzazioni della rassegnazione. Ecco, questo vale soprattutto per la filosofia, che ove non sia ancora stata riassorbita nelle scienze, tende tendenzialmente, non del tutto, ma in larga parte così, a essere ridotta a semplice organizzazione concettuale del pessimismo e della rassegnazione, per cui a maggior ragione credo che si possa dire oggi che spirito assoluto e rivoluzione procederanno insieme.